Almeno 18 persone sono state uccise ed altre decine ferite in un'esplosione nella città nord-occidentale di Idlib, in Siria. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato che l'esplosione ha preso di mira il quartier generale di una fazione di opposizione, aggiungendo che nel corso di due incursioni nella città di Harbin, un bambino è stato ucciso ed altre 11 persone sono rimaste ferite. Gli aerei da guerra delle forze governative hanno condotto numerosi attacchi nelle ultime ore nella Ghuta orientale e più in generale negli ultimi mesi nella provincia di Damasco. L'obiettivo sarebbe quello di stringere d'assedio i residenti, tanto da indurre gli operatori umanitari a sostenere la tesi che si tratti di un uso deliberato dell'induzione alla fame come arma di guerra, accusa che il governo nega fermamente.